Salve a tutti e benvenuti in questo episodio di iSER. Prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e di visitare il sito in internet www.borderlineitalia.com. Nel mio video precedente vi ho spiegato i segreti della lettera X e adesso vi voglio spiegare i segreti di un'altra lettera. Il W. Sul W c'è una cosa che vi vorrei dire prima di iniziare. Il W non sono due V, ma sono due U. Tant'è vero che in inglese la chiamo W. Perché in italiano la chiamiamo il W? In inglese la chiamo W. Non lo so. Una delle caratteristiche del W è che è vero che ha quel suono particolare che in italiano non ce l'abbiamo, però c'è da dire che noi italiani quando lo vediamo tendiamo sempre a pronunciarlo. Ma in realtà in molte parole, tra cui in molte parole di uso comune, non si pronuncia, perché molte parole che iniziano con W, soprattutto quelle che sono seguite da una R, il W è muto. E l'esempio più eclatante è quello del verbo scrivere. Non è to write, ma è write. La stessa pronuncia di write, di andare a destra. Identica. Quindi anche il passato di write, wrote, il W è muto. Quindi se voi siete dei fan come me del wrestling, si pronuncia wrestling, perché il W è muto. E concludiamo questa serie di esempi con una delle mie passioni, che ripeto essere Star Trek. C'è uno dei film di Star Trek che è l'Ira di Khan, famosissimo tra l'altro. Ira si scrive W-R-I-T-H, è giusto? Sì. E si pronuncia Wrath. Ci possono essere delle parole molto utilizzate in cui il W è muto ma non è seguito da una R. Nei casi che ho trovato io sono seguiti da H in particolare. Per esempio, who, chi. La parola hole, che significa intero, che ha la stessa pronuncia di buco, hole, il W è muto. In molte parole è muto indipendentemente dal suo posizionamento. La parola risposta, answer, c'è un W, è muto. Un'altra parola che è di uso poco comune è la parola spada. Non è sword, è sword. Quindi, come si fa a capire se il W è silente? Benvenuti ad un altro anno ad Hogwarts. O no? Beh, come per molte parole in inglese, lo dovete sapere. E lo dovete imparare in quella maniera. Quindi, ogni volta che imparate una parola nuova che contiene il W, cercate di capire come si pronuncia. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, e spuntate il sole. E di cliccare la campanellina e ci vediamo col prossimo video. Ciao!